Sì, grazie Presidente. Io inizierei con un inciso, ovvero mi fa piacere che non si neghi ciò che è evidente. La mafia si è infiltrata nel nostro territorio e questo secondo me è il primo passo per la lotta alla criminalità organizzata, ovvero riconoscere che un problema c'è ed esiste. Per troppo tempo ci siamo raccontati la favola che la mafia fosse figlia del sottosviluppo, poi abbiamo invertito i termini del discorso dicendo che il sottosviluppo è figlio della mafia. Ma entrambe le proposizioni sono errate. La mafia è una patologia della modernità. È stata una patologia della modernità del XIX e del XX secolo. Speriamo non continui ad esserlo nel XXI. Ecco, in questa breve riflessione dello storico Salvatore Lupo, che è un docente di storia contemporanea presso l'Università di Palermo, forse sono condensati esattamente i termini della questione, del come alle volte si rifiuti contro ogni evidenza di guardare alla crescente infiltrazione delle organizzazioni criminali. Perché siamo in una delle regioni più ricche ed economicamente avanzate d'Italia e le organizzazioni di stampo mafioso si riteneva fossero figlie del sottosviluppo, appunto. Oppure viceversa del come si chiudano gli occhi davanti alla realtà di un'economia infiltrata dalle organizzazioni di stampo mafioso, perché ammettere questa infiltrazione porterebbe dritti, se non verso il sottosviluppo, verso il danneggiamento dell'economia regionale. Quello che invece dobbiamo tenere nei confronti della lotta alla criminalità organizzata e di stampo mafioso è un atteggiamento concreto e aderente alla realtà. Il minimizzare, il mettere la testa sotto la sabbia produce danni al vivere civile, alla società e all'economia regionale. Su un tema così importante il Movimento 5 Stelle non ne fa questioni astratte di primogeniture, ma guarda piuttosto al raggiungimento dell'obiettivo, ovvero come migliorare l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali. Nel dare atto alla maggioranza ed in particolare al relatore, il consigliere Mumolo, di aver avuto nell'iter di esame di questo PDL un atteggiamento costruttivo e di ascolto, altrettanto chiaramente non possiamo non ricordare come già nel 2011, nell'ambito delle proposte che avrebbero poi portato alla stesura della legge 3 del 2011, il Movimento 5 Stelle avesse già presentato una propria proposta, frutto di un percorso ampiamente partecipato dai territori e dalle istanze della nostra società, attive nel contrasto appunto alla criminalità organizzata. Se in quel caso la Giunta regionale avesse avuto un atteggiamento diverso e magari di maggiore apertura, forse non saremmo stati costretti a dover mettere mano nel giro di pochi anni alla stessa legge sulla quale abbiamo lavorato oggi, cercando giustamente di migliorarla. Lo dissi già intervenendo nell'audizione di questo progetto di legge. Nel nostro paese siamo ormai assuefati al malcostume, per cui le norme e in generale la legislazione seguono e rincorrono purtroppo gli accadimenti, i fenomeni sociali ed economici. Consuetudine questa tanto più dannosa in una materia scottante come quella che trattiamo oggi ed in cui il legislatore, anche quello regionale, per essere realmente efficace dovrebbe essere non solo al passo con i tempi, ma saper leggere ciò che è già visibile in controluce ed apparirà in tutta la sua evidenza e violenza quando arriveranno i magistrati, le forze dell'ordine, le intercettazioni telefoniche e i provvedimenti cautelari. Nel merito del provvedimento io partirei da ciò che non ci convince. Quando si approvò poche settimane fa una legge regionale, quella che ridisegnava la consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, dicendo che a un punto qualificante il suo passato sotto la responsabilità dell'Assemblea legislativa, si usarono parole quali l'Assemblea si fa pienamente carico di una missione. Risulta difficile capire perché oggi non si voglia seguire lo stesso atteggiamento di garanzia e terzietà nei confronti dell'osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e della consulta regionale, preferendo incastonarli nell'ambito organizzativo della giunta regionale stessa. Se si volesse un vero processo partecipativo che non si limitasse alla fase propositiva ma involgesse anche una vera analisi dei fenomeni e dell'impatto delle norme, meglio sarebbe stata la sua incardinazione presso la struttura dell'Assemblea legislativa, che è la vera struttura terza nell'ambito regionale. Le buone idee vengono dalla conoscenza approfondita dei fenomeni e dall'ascolto vero di tutti i soggetti senza steccati preconfezionati. Su un altro punto specifico vorrei marcare la distanza che ci separa dalla Giunta. Appare difficile capire perché si rifiuti una formulazione più stringente, pur tuttavia priva di automatismi, relativamente alla Costituzione di parte civile della Regione. Non è una questione di lana caprina, ma una formulazione come quella da noi proposta darebbe un segnale chiaro ed inequivocabile del posizionamento della Regione, che darebbe l'idea di una lotta senza quartiere al crimine organizzato. È chiaro che la filosofia che sta dietro a questa legge non è la nostra, però prendiamo atto del fatto che, spero anche grazie alle nostre sollecitazioni, si stia dando un'attuazione concreta ad una legge che per alcuni versi era secondo noi incompleta, istituendo organismi che avevamo già previsto anche nella scorsa legislatura. Detto questo, apprezziamo anche la proposta di valorizzare il centro di documentazione,
che, se vogliamo dire così, era un po' abbandonato a se stesso, grazie anche, diciamo, alla sollecitazione arrivata dal collega Sassi. Ci fa piacere in generale, diamo atto alla maggioranza di essersi posta in posizione di ascolto. Dico la verità, e non sarei onesta intellettualmente se non dicessi che ci piacerebbe che fosse così sempre e non solo a progetti di legge alterni. Detto questo, nel merito del progetto di legge, chiaramente noi partivamo da un'idea di base che era diversa rispetto al progetto di legge della Giunta, cioè chiedevamo organi che fossero super partes e che fossero indipendenti. Abbiamo in questo senso proposto degli emendamenti che vadano verso un controllo diffuso del problema, verso una condivisione delle informazioni, verso la messa in rete, verso la trasparenza, perché la lotta alla mafia non crediamo che non possa essere appannaggio solamente di chi governa o solamente della giunta o delle forze di maggioranza. Per quanto riguarda la questione di costituzione parte civile, ci dispiace che il nostro emendamento non verrà accettato. Quello che, diciamo, noi l'avevamo fatto per tutelare l'istituzione, perché davanti a crimini di mafia crediamo che, oltre, diciamo, a un danno economico, ci sia anche un danno di immagine da tutelare. E oltre a questo, crediamo anche che la lotta alla mafia non possa essere lasciata alla buona volontà del singolo amministratore. Detto questo, quello che faremo noi sarà comunque continuare a vigilare. E non ultimo, continueremo a chiedere attraverso il nostro progetto di legge, ma in ogni occasione in cui ci sarà possibile, finché non verrà istituita, si spera, la commissione per la legalità, perché la lotta alla mafia non può essere effettuata una tantum, ma pensiamo che serva un monitoraggio costante. Grazie.